Allora, la prima da titolare, è andata bene, è andata bene. Nel primo tempo c'è stata una spinta lì in rotazione? Non me lo ricordo sinceramente, però se l'arbitro ha visto così vuol dire che era fallo. Sì, dice sì. Chi ha chiamato tuo padre? Ancora non ha acceso il telefono, però mi chiamerà. Un gran bel gol, però, se da fare in anticipo sull'avversario, girato... Sì, sapevamo che loro soffrivano le palle da fermo su calcio d'angolo, su calcio di punizione, quindi in settimana l'abbiamo provata e è andata bene. Pochissimi gol della San Benettese in 2 anni. Proprio ieri lo diceva il mister, su corda ancora abbiamo fatto gol, non abbiamo fatto mai gol. E quindi, come ho detto prima, è andata bene, per fortuna. Michele, quanto sei alto? 1,86. Sul pareggio loro c'è stato un attimo che vi aspettate un po' troppo? Sì, perché l'attaccante era dal lato mio e è andato sul lato di Matteo, l'ho chiamato un attimo in ritardo, quindi ci siamo capiti male, poi ha fatto una bella giocata e hanno fatto un bel gol, ci siamo capiti male, però... Scusa, il tuo anno sei sempre tu? Sì. C'era da 2 anni? Non lo so, sinceramente non lo so. Sta palla lunga, l'arbitro ha detto che l'ho trattenuto e ha fischiato il fallo. Comunque già in passato hai segnato parecchi gol, quindi anche a San Marino. Questo è il decimo in carriera, sono arrivato in doppia cifra. Sì, l'anno scorso ne ho fatti 3, tra Olbia e Viterbo ne ho fatti 3. E quest'anno è il primo e sono contento perché è servito più che altro la vittoria della squadra, che è la cosa più importante. Lo dedichi a Consolito, lo dico a Diego, sì, perché non era facile sostituirlo, perché Diego è un signor giocatore, fino ad oggi ha fatto più che bene, quindi non era semplice sostituire un giocatore come Diego. Ovviamente familiare, quello ormai, la mia nipote, che nipote? Sì. Come si chiama? Giorgia. A questo primo posto in classifica sono i pensato. Beh, di certo è una bella cosa, una bella soddisfazione, però c'è da valore bassi, perché il campionato è lungo, è un campionato abbastanza duro, equilibrato, perché ci sono squadre sulla carta abbastanza forti, quindi dobbiamo lavorare come stiamo facendo, partita dopo partita, e poi fare i conti alla fine.